facevo questo mestiere sempre in maniera sperimentale, quindi per me è sempre una sperimentazione, quindi credo, insomma, mi piace sempre cambiare poi tema, ecco. Anche se poi forse i temi interiori, intimi, rimangono sempre gli stessi per uno scrittore, come tu hai delle ossessioni, però insomma poi, come dire, le storie sono sempre diverse. Ho parlato di tante cose nei miei romanzi precedenti, ho parlato della guerra di Bosnia, ho parlato della Libia, ho parlato di tante, ho parlato di una storia d'amore eterosessuale, e poi, come dire, credo che uno scrittore è qualcuno che innanzitutto debba in qualche misura confrontarsi con la propria epoca. È un po' come un sismologo, c'è cioè qualcuno che sente come, che, come dei sussulti terrestri, no? Quindi un po' percepisce anche le energie, le spinte, l'attività intestina al mondo nel quale vive. E credo che da questa riflessione profonda, che poi è il lavoro dello scrittore, perché credo che uno scrittore scriva sempre, no? Quindi come se tutto il mondo intorno a te, sempre, perennemente, eternamente, ripetutamente scrivesse qualche cosa. Poi arriva il giorno in cui, come dire, tutto questo materiale che tu hai accumulato improvvisamente tu lo infili in un libro, no? Ma è come se c'è una maturità che dura, che arriva da molto lontano, no? E quindi tanti pensieri, riflessioni, eccetera, improvvisamente ho scelto due ragazzi. È una storia omosessuale, è una storia di un amore unico, nella misura in cui tutti gli amori sono unici, cioè come la vita che, insomma, segue poi invece dei cicli biologici abbastanza comuni a ognuno di noi, no? Che appartengono, cioè nasciamo, poi cominciamo a mangiare, poi cresciamo, poi ci innamoriamo, ci riproduciamo, poi cominciamo ad avere invece la nostra scadenza biologica, cioè il ciclo esistenziale segue poi, ma all'interno di queste regole precise ci sono talmente tante varianti che poi sono quelle che mi interessa raccontare. E quindi è la storia di due ragazzi. Ho cominciato a pensare a questo alto e basso, perché credo di aver raccontato sempre poi il mondo borghese per raccontare poi il mondo degli ultimi, perché credo che alla fine i protagonisti dei miei romanzi sono sempre protagonisti con una mancanza, una zoppia, una diversità, ma sempre perché ho creduto e credo che la diversità, forse perché io mi sono sempre sentita un po', come dire, con qualche cosa di difforme, qualche cosa di sghembo, così, credo che la diversità sia una ricchezza. Sì, innanzitutto la nostra unicità, perché sono i nostri difetti, no? Le cose che spesso poi sono indicibili o quelle che ci sembrano delle ammaccature, sono quelle cose che ci rendono unici. E quindi credo che questo poi è il romanzo di due ragazzi unici alla fine. E mi sono innamorata di loro scrivendo. Dove li hai incontrati? Guido e Costantino, come